Pareri discordanti tra i consiglieri in merito alle iniziative della Giunta per rispondere all'emergenza sanitaria. L'Aula chiede al governatore di curare la parte sanitaria, ma non dimenticare il comparto produttivo. Intanto Giani è alla ricerca di postazioni Covid per dare respiro agli ospedali. Semaforo verde all'unanimità per la Commissione Cultura, che si occuperà anche di istruzione, formazione e ricerca. Il nuovo organismo non rappresenterà alcun costo aggiuntivo per il Consiglio. Favorevoli le opposizioni, che però precisano, dia segnali a livello pratico. Covid caput mundi. Anche il Consiglio regionale non è sfuggito al tema del momento e nelle due sedute settimanali ha concentrato le proprie attenzioni sull'emergenza. Una necessità dettata dal dilagare dei contagi, che in Toscana sono stabilmente sopra quota 2000 a livello quotidiano. Il presidente regionale Eugenio Giani, oltre a varare una serie di ordinanze per evitare un'ulteriore propagazione del virus, si è messo in moto per allestire nuove postazioni Covid, in maniera tale da non intasare gli ospedali. Le postazioni da ricercare sono circa 1500, suddivise nelle tre aree vaste. Queste e altre misure hanno alimentato il dibattito in aula, con i consiglieri che, a seconda degli schieramenti, si sono detti più o meno soddisfatti. Vincenzo Ceccarelli del PD è tra coloro che hanno applaudito l'azione del governatore, mentre Stefano Scaramelli di Italia Viva ha evidenziato che oltre alla salute va salvaguardato anche l'ambito economico. Stanno facendo il possibile per affrontare questa seconda ondata che in tutto il paese sta creando non pochi problemi. Ritengo che sia importante ora vedere quali saranno i provvedimenti contenuti del DPCM che emanerà il Presidente del Consiglio in serata, però ritengo che dal punto di vista dell'organizzazione per quanto riguarda i percorsi separati, per quanto riguarda il rafforzamento delle USCA, per quanto riguarda il reperimento del personale, per quanto riguarda i test serologici, i tamponi e tutto quanto, ovviamente la Giunta sta facendo il possibile, si tratta anche di migliorare la comunicazione per quanto riguarda soprattutto le famiglie dei ragazzi che a scuola vengono a contatto con un positivo, però ritengo che sia importante avere ben chiara una cosa, che non è una percezione, mi sembra purtroppo molto diffusa, che siamo di fronte ad una nuova ondata che va contrastata soprattutto cercando di interrompere la catena del contagio. È una fase molto delicata in un contesto nazionale che sta cambiando molto velocemente. Tel Aviv ha dato sostegno alle misure che il Presidente Giani ha fatto in queste ore, in queste settimane. Ovviamente noi chiediamo, incalziamo perché lui possa andare in conferenza Stato-Regione in queste ore a pretendere che le risorse del MES arrivino. Sono urgenti, serve avere maggiori tamponi, avere maggiori investimenti, servono maggiori cure intensive, serve massima attenzione ai nostri ospedali e quindi servono risorse, servono più personale, servono assunzioni. Questo è stato fatto, è molto positivo. Serve nello stesso tempo consentire, per esempio, che le scuole possano andare in presenza, andare avanti, soprattutto nelle scuole dei primi cicli formativi, e si debba avere una convinzione che tutto si può chiudere tranne che le scuole. Un aspetto rimarcato da Marco Stella di Forza Italia, che riprendendo i dati diffusi da Simone Bezzini, assessore alla salute, ha sottolineato come le chiusure in rapporto al grande numero degli asintomatici siano troppo dure sulla nostra economia. Anche Elisa Montemagni della Lega ha parlato dell'impatto economico dei decreti governativi, chiedendo poi al presidente regionale di far sentire la propria voce nella conferenza Stato-Regioni. Francesco Torselli di Fratelli d'Italia ha invece messo in luce il tentativo di Giani di coinvolgere le opposizioni, sebbene abbia precisato che deve essere un'iniziativa non solo di facciata. Quello che non ci convince è l'approccio, perché a una risposta ad una mia interrogazione oggi i dati sono molto chiari e anche direi inequivocabili. Vedete, quando ci viene detto che soltanto il 6% richiede un ricovero dei contagiati e di quel 6% l'età media è 65,8,
a noi un dubbio ci viene. Quando ci viene detto che di quelli che richiedono un ricovero, soltanto lo 0,5% va in terapia intensiva e di questi che vanno in terapia intensiva l'età media è 75 anni, una domanda noi ce la facciamo. E vedete, di tutti questi numeri, il dato più eclatante è, dalla risposta all'interrogazione, che dei malati l'88,5% è asintomatico. E allora ci domandiamo se l'88,5% è asintomatico, cioè non manifesta né una febbre, né un raffreddore, né i dolori. Ha senso uccidere l'intera economia toscana ed italiana? Hanno senso le misure restrittive? Ha senso chiudere bar e ristoranti alle 18? Ha senso pensare ad un lockdown generalizzato? Ha senso pensare a chiudere le scuole? Io credo di no. Sono timide iniziative del presidente Giani, però quello che a noi preoccupa è ancora la situazione che vediamo sui territori. Ci sono ovviamente da mettere in sicurezza coloro che hanno già patologie, che quindi devono potersi curare indipendentemente dal Covid. Abbiamo bisogno altrettanto di posti letto per fronteggiare l'emergenza, speriamo non ce ne sia bisogno, ma nel caso ne abbiamo necessità. E abbiamo anche da pensare soprattutto a tutte quelle famiglie che adesso sono a casa e che hanno bisogno di aiuti economici, perché è vero che il Covid è una malattia che noi dobbiamo andare a contrastare fortemente perché è estremamente invasiva e evidentemente non riusciamo ancora a sconfiggerla, ma è altrettanto vero che tutto passa anche dall'economia della nostra regione. Misure purtroppo sembra non essere mai abbastanza, sicuramente al presidente Giani dal primo giorno riconosciamo la volontà di coinvolgere in tutte le decisioni anche le opposizioni e questo ci fa piacere. Proprio oggi porteremo in aula alcune proposte perché vogliamo essere propositivi e non soltanto dei ratificatori, l'abbiamo detto fin dall'inizio, ci fa piacere essere coinvolti nella gestione dell'emergenza ma vogliamo essere coinvolti in maniera propositiva. Noi oggi chiederemo che la possibilità di eseguire tamponi rapidi e test rapidi venga estesa anche alla rete delle farmacie, perché pensiamo che la Toscana abbia una rete di farmacie tra pubbliche e private estremamente importante e che quindi possano, non debbano, ci mancherebbe altro, essere coinvolte nella gestione dello screening. Chiederemo che vengano potenziate le possibilità di effettuare test anche a domicilio. Irene Galletti del Movimento 5 Stelle ha infine attaccato il governo regionale per la mancata programmazione degli ultimi mesi, che ora sta costando caro alle nostre comunità, sia a livello sanitario che economico. L'emergenza Covid va contrastata con metodi efficaci, tempestivi, ma soprattutto che richiedono un'organizzazione che doveva precedere questa seconda ondata, che sapevamo che sarebbe arrivata, era inevitabile, ma appunto non è stata secondo noi affrontata come doveva essere, proprio per il problema di programmazione. Quello che doveva essere fatto in questi giorni era ciò che doveva essere stato programmato nei mesi estivi e soprattutto per quanto riguarda l'intercettazione e la ricezione dei fondi che sono venuti dal governo nazionale e per la sanità e per i trasporti, che si sono rivelati i due passaggi più difficili da gestire. Quindi si è tardato, complice forse la campagna elettorale sicuramente, ma questa non è certo una giustificazione. Adesso ci troviamo con gli ospedali in grave affanno, aspettandosi l'ondata finale. La cultura al potere. Il Consiglio regionale ha dato il via libera in maniera unanime all'istituzione di una quinta commissione che si dovrà occupare di istruzione, formazione, beni e attività culturali. Nello specifico, il nuovo organismo avrà competenza su diritto allo studio e istruzione, edilizia scolastica, ricerca e università, formazione e orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, informazione e comunicazione. Lo strumento, come ha spiegato Antonio Mazzeo, presidente dell'Assemblea, servirà a inquadrare meglio certi aspetti e inoltre vuole essere un segnale verso le nostre comunità, in un momento dove anche noi siamo costretti a ridurre la nostra attività in presenza. Tra le fila della maggioranza, soddisfazione è stata espressa anche da Vincenzo Ceccarelli e Stefano Scaramelli, rispettivamente capigruppo di PD e Italia Viva. Entrambi hanno sottolineato come, pur in tempi difficili come questo, la cultura non debba mai essere ridotta a ruolo marginale.
è una scelta che va esattamente in quella direzione, la direzione di dare piena dignità all'istruzione, alla formazione, alla cultura, in un tempo in cui per questa pandemia siamo costretti a ridurre l'attività di formazione in presenza, ridurre i momenti di incontri culturali, le mostre. Noi abbiamo voluto dare grande dignità. Io ho fatto parte nella scorsa legislatura della seconda commissione. La seconda commissione si occupa di tante cose, lo sviluppo economico, attività produttive, dell'agricoltura. Si occupava anche di scuola, di formazione, di università, di cultura, e noi abbiamo deciso di dare grande dignità creando una quinta commissione. Noi abbiamo ritenuto organizzare il lavoro delle commissioni in una maniera più funzionale, più agevole e più snella. Le quattro commissioni di cui era dotato il Consiglio regionale erano commissioni che in alcuni casi davano competenze omnibus ad alcune di loro, competenze molto pesanti, molto numerose e anche molto diversificate tra loro. Quindi noi crediamo, avendo costituito una commissione che invece si occupa di tutta la filiera che parte dall'istruzione, che riguarda la cultura, che riguarda l'università, di aver dato una possibilità di lavoro migliore, più snello e di maggior approfondimento da parte delle commissioni. La cultura per noi è sviluppo, la cultura è crescita, la cultura è libertà delle persone. È il motivo per il quale ho sostenuto con forza che ci potesse essere, ad invarianza di costi, anche anzi risparmiando delle risorse, una cultura, una commissione specifica sulla cultura, sulla formazione, sull'integrazione sul lavoro, sulla didattica, sulla scuola. Sempre di più questo sarà un motivo di rinascita non soltanto della Toscana ma dell'Italia e del mondo. La cultura è un investimento e non è un caso che in ufficio di presidenza stiamo pensando come utilizzare delle risorse nostre autonome frutto di risparmi del Consiglio regionale per sostenere quelle persone che magari della cultura vivono, dell'attività formativa creano poi il proprio lavoro e la propria crescita personale. Tra le fila della maggioranza, l'istituzione della commissione ha raccolto pareri positivi, sebbene alcuni consiglieri si siano detti scettici sul funzionamento pratico. Francesco Torzelli di Fratelli d'Italia ha evidenziato come sulla carta i temi importanti siano fondamentali nelle nostre società, ma questo non significa che poi l'azione effettiva abbia lo stesso impatto. Marco Stella di Forza Italia, collegandosi alle chiusure per contrastare il virus, ha ribadito come colpire la cultura sia molto grave, anche a fronte di dati dove non si registra un'emergenza straordinaria per la Toscana. Per Elisa Montemani della Lega l'iniziativa consiliare va più che bene, però poi è importante sostenere anche le imprese che fanno cultura. Ho imparato negli anni di attività istituzionale che ho fatto che tra una commissione sulla carta e l'effettivo lavoro c'è sempre grande differenza. Sulla carta noi abbiamo istituito una commissione che si occuperà di vagliare e di parlare di scuola, istruzione, università, edilizia scolastica e cultura. Quindi cinque temi tra i più importanti in questo momento, perché parlare di scuola, di università, di cultura in un momento come questo è assolutamente fondamentale. Tra l'avere una commissione istituita sulla carta e giudicarne i lavori, però facciamo passare del tempo. Intanto l'abbiamo istituita sulla carta, vediamo. Io ho un dubbio che mi attanaglia, che è quello che questa commissione sia stata istituita per far contente le correnti interne alla maggioranza e per accontentare chi andrà a fare il presidente. Sembra normale che si proibisca alle famiglie di andare a vedere un museo, che si proibisca alle famiglie di andare a portare i propri figli al teatro, che si proibisca le domeniche mattina a genitori come me che portano il proprio figlio nei musei di poter andare a vedere i musei quando, lo ripeto, l'88,5% è asintomatico, cioè non manifesta niente. Noi non possiamo sottovalutare il Covid, sarebbe estremamente folle una posizione del genere, ma non possiamo nemmeno sopravvalutare il fatto che non ci sono malati conclamati nell'88,5% dei casi. Quindi noi siamo per tenere i musei aperti, i teatri aperti, per far vivere il nostro paese anche di cultura. Noi voteremo
voteremo favorevole perché effettivamente la seconda commissione è una commissione molto carica e averla divisa in due, ci è stato assicurato che non ci saranno costi aggiuntivi e che quindi non si spenderà un euro in più per questa operazione, significa dare spazio a più proposte e magari discuterle in tempi più rapidi. Quindi anche tutto quel settore che riguarda cultura, cinema, che riguarda anche teatri, deve essere affrontato il prima possibile perché si parla di tantissimi operatori del settore, spesso abbandonati, che non vengono considerati, ma che rappresentano un gran valore aggiunto anche per la Regione Toscana. Parere favorevole per la Commissione è stato espresso anche da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, che ha sottolineato come la proposta sia significativa, soprattutto perché non rappresenterà nessun costo aggiuntivo per il Consiglio. La valutiamo positivamente perché hanno accolto quella che è stata la nostra proposta già dal mese di marzo, quindi quella di applicare una riduzione di una quota per coloro che non si spostavano per seguire il consiglio, il gettone di presenza per chi comunque partecipa al remoto, ma laddove non c'è uno spostamento non bisogna secondo noi dare niente per quanto riguarda i rimborsi chilometrici, e sono riusciti a trovare una quadra giurisprudenziale adeguata, quella che avevamo suggerito noi banalmente. Di questo sono contenta, ci sono state anche le riduzioni delle indennità dei presidenti e vicepresidenti di commissioni, ma sono una cosa veramente irrisoria, si parla di 31 e 11 euro, queste sono un po' una presa di giro, quindi c'è ancora molto da fare per arrivare a un buon senso che sia veramente giusto.